Adesso io vorrei che voi tutti navigaste in immaginazione, no? Immaginate che qui dove c'è quel segno per terra col gesso c'era una fontana. È vero, c'era una fontana. Ecco, l'avete vista forse in qualche foto, le varie mostre che... Ecco, quadri. Era la fontana del centro storico. La fontana della piazza di Besenello, no? E qui effettivamente la vita veniva tutta attorno alla fontana. E allora voi immaginate, questa è la colonna dove arrivava la spina dell'acqua, la prima fontana e le altre due così. Quando io da ragazzino come voi che abitavo sulla seconda laterale sinistra, no? Eravamo la famiglia più lontana del paese da una fontana e noi si veniva coi secchi, la zerla, portavamo i due secchi in bilancia sulle spalle e allora l'acqua non si consumava tanto, no? Qui d'inverno voi immaginate strada bianca, ghiaia. Vi faccio vedere delle foto vere, passale. Come era questa fontana nella realtà? Qui ci sono delle signore che lavano, no? E proprio venendo dalla strada lì si vedeva la fontana così. Qui quando l'hanno demolita. Ma come mai l'hanno demolita? Perché arrivavano le fognature, arrivava l'acquedotto, perché prima non c'era né acquedotto né fognature. Poi c'erano anche problemi di traffico. Cominciava la corriera a trovare difficoltà a passare e cominciavano le prime macchine e allora era necessario, altrimenti qui non si muoveva nessuno. Sì. Questo è un quadro di una di quelle foto lì. Cassa rurale? Vedete che c'era lì, non c'era la fioreria, c'era la cassa rurale. Questo è mio zio. Lo vedete? Le mucche che la sera, prima di spegnere la luce nelle stalle, venivano alla fontana a bere, perché altrimenti bisognava portare l'acqua nella stalla. Questa era la realtà della fontana. Vedete che c'è sempre quel portone lì, adesso è stato leggermente ingrandito, qui era più piccolo, c'è quel portone là che è stato modificato, perché l'acquedotto è arrivato negli anni negli anni 62-65, la prima acqua potabile dentro nelle case, perché prima, fino al 1962-65, tutti venivano alla fontana. Adesso andiamo tutti col signor Giancarlo, il quale ci racconterà la storia di questa fontana privata. Venite con Giancarlo. I nonni, chi dice, ti dice che la venda dal lago di Caldonasso, deve venire, passa le montagne e arriva qua, insomma, supponeva, insomma, più che altro, perché ne era sicuro, comunque. La nasce là, a metà della campagna. Metà della campagna che è la sorgente. Che è la roccia, che è la sgorga dalla roccia, la sgorga. Ma se c'era già quella principale, no? Lì in quella mezzo, perché non hanno fatte tutte intorno? Perché allora la sorgente era l'unica. I padroni della sorgente hanno detto: prima ci facciamo una fontana per noi e l'acqua in più la diamo alla fontana grande. Al comune. Sentite che fresca che è. L'inverno è tiepido, l'inverno. Si può stare giù con le mani e stare con le fricche. Non so che sbatti di temperatura dell'acqua lì. Non sono neanche mio particolare da dirvi. In luglio, agosto, quando c'è gran caldo, no? Arriva a 10 gradi, più 10 gradi. Perciò è migliore che non quella del frigorifero. No? D'inverno, gennaio, quando c'è la neve, l'acqua arriva sempre a 10 gradi, più 10. Perché hanno distrutto quella fontana che era
il tratto periferico e non hanno tenuto soltanto quella invece che ha distrutto gli altri. Allora, quella lì era troppo ingombrante. Diciamo che era in mezzo alle strade. Era proprio nel mezzo della piazza. Cominciavano le prime macchine, immagina, le prime macchine. E in più, come ho detto, arrivava la corriera. La corriera arrivava fino dentro un centro storico del paese. Allora non si riusciva a muoversi, perché tu immagina, carri, allora quella è la realtà, carri e biciclette. Poi cominciato ad arrivare la prima macchina, la seconda macchina, la centesima macchina, la corriera. Allora i carri continuavano avanti e indietro lentamente, perché c'era il bue, c'era il cavallo, c'era il mulo, no? E per quelli c'era spazio, perché per secoli la vita è andata avanti così, piatta e senza progresso. Poi subito dopo la guerra il progresso ha portato le prime macchine, perciò lì è stata quasi una demolizione necessaria. Era una fontana pregiata di marmo, come questa, vedete che c'è il marmo. Lì Giancarlo dice che quel piano lì l'ha fatto lui quando era un giovanotto pimpante, no? Volete assaggiarla? C'è il bicchiere lì, dai! La fontana è stata demolita quando mio papà aveva 13 anni. E anche le mie nonne hanno dei ricordi, mi ha fatto vedere anche qualche foto sulla riguardante la fontana. Mi hanno parlato di come si viveva una volta. Cioè, mi hanno fatto capire come si viveva una volta, che adesso è molto diversa la vita. Anche il traffico ce n'è molto di più una volta, anche dalla montagna mi raccontano che si scendeva con la slitta e non con si andava su anche a piedi. Non sapevo che esistesse questa fontana qua, è la prima volta che vedo. Andiamo, è stato molto interessante. Domandare che si può, se bevi acqua minerale, bevi acqua minerale? Bevi acqua minerale? Sì, del rubinetto. Però è importante bere questa acqua qua, ve la tenete nella termos, è più fresca, costa meno, si inquina meno, perché il trasporto è inquinamento. Invece bevendo l'acqua delle nostre fontane, infatti vedi che è limpida. Limpidissima, che l'acqua che arriva, l'acqua minerale, pensate, parte mare da Fiuggi, fa 300-400-500 km per arrivare qua, è sbattuta dai camion, si inquina, perché i camion inquinano,